non esiste la possibilità di movimento indiscriminato di uomini merci. L'organizzazione delle cose del mondo passa attraverso l'esistenza degli stati. L'economia è al tempo stesso globale e locale, cioè gli stati sono un vincolo abbastanza importante per l'economia, sono in grado di porre confini, cioè tariffe doganali. Non esiste la possibilità di movimento indiscriminato di uomini, merci e capitali soprattutto. Esiste un ordinamento delle monete, un rapporto rigido tra di loro, ancorate all'ultima, che è il dollaro, ancorate all'ultimo bene fondativo che la metafisica occidentale riconosca, l'oro. E l'economia è trainata primariamente dalla domanda interna, cioè dalla necessità della ricostruzione. Lentamente, attraverso i vari round di contrattazione, di trattative, si possono ipotizzare abbassamenti delle tariffe, insomma, abbassamenti dei muri. Tutto ciò va a pezzi, tutto ciò è stato uno dei fattori fondamentali del cosiddetto 30 gloriosi, da quell'ordine che meno giovani di noi ricordano come glorioso, legato alla propria giovinezza, e che è crollato molto rapidamente, per un paio di motivi, cioè per la superinflazione generata dagli Stati Uniti, che facevano la guerra in Vietnam e stampavano dollari in modo forse annato, e li buttavano fuori, cioè esportavano inflazione, e soprattutto dall'esplosione dei costi dell'energia dovuta alla guerra del Kippur e alla razione islamica, arabo-islamica, perché ora non era soltanto, cioè il passaggio del barile di petrolio da 4 dollari a picchi di 80 dollari. Questo ha generato un fenomeno chiamato stagflazione, che è abbastanza esogeno rispetto al modello keynesiano, cioè non è colpa di quel modello, però gli è capitato addosso e quel modello è morto, ucciso con grande velocità dalle elite economiche. Oltretutto, dentro quel modello che prevedeva all'ingrosso una statualità democratica, non solo la statualità, una statualità democratica fondata sull'alleanza strutturale fra i borghesi e le masse lavoratrici, le masse lavoratrici si erano messe in testa di ottenere aumenti salariali anche spinti in Italia l'autunno caldo, e insomma una certa caduta del saggio di profitto c'era, a metà degli anni 70 c'era, e allora rapidamente, ecco, però non tutti se ne accorsero, pochi se ne accorsero, quando c'eravamo dentro non tutti dissero è cambiato un paradigma, c'è una crisi, nel senso che una serie di fenomeni convergono in un punto abissale e di lì stiamo venendo fuori per fare qualcosa di diverso. Qualcuno lo capì, molti non lo capirono, ma ci fu proprio questo, cioè ci fu una sostituzione di paradigmi economici. Sostanzialmente il marginalismo riemerse dalle stanze oscure dei dipartimenti economici anglosassoni, tirarono fuori gli hayekiani monetaristi, diedero il premio Nobel ad Hayek nel 74, e partirono processi politici e processi economici, il passaggio dall'economia della domanda trainata dalla domanda interna, cioè dal fatto che la gente avesse dei soldi in tasca, a un'economia trainata dalla esportazione chi poteva e comunque sia trainata dalla, si diceva, dall'offerta, cioè i capitalisti ti offrono due polli arrosto, tu
cittadino che sei il sovrano consumatore, scegli quale dei due comprare. Si dice, non si dice che i capitalisti offrono perché gli pare. E soprattutto si toglie, questa effettivamente è una rivoluzione, è la rivoluzione del marginalismo, cioè qui si adoperano concetti che si erano formati 70-80 anni prima. Si dice che il cuore dell'economia non è il lavoro, ma il consumo. Utilità marginale, utilità del consumatore marginale. Che il valore, i prezzi non si formano grazie al lavoro che è incorporato dentro la merce, ma si formano grazie ai soldi che sono disposti a spendere i consumatori per comprare quella certa merce. Detto in un altro modo ancora, tutto ciò si accompagna all'idea che non ci deve essere la pretesa da parte della forza lavoro di rimpossessarsi in tutto o in parte del proprio valore inserito dentro la legge. La forza lavoro deve stare proprio nuota. Questo veniva chiamato la grande moderazione. È un concetto tecnico di great moderation. La grande moderazione. In cambio della grande moderazione, che cosa ti dà il nuovo paradigma? Ti dà la stabilità dei prezzi, cioè abbatte l'inflazione. Togliendo soldi a tutti, tranne che a quelli che li devono avere, togliendo soldi a tutti, in effetti l'inflazione viene come posta sotto controllo, viene abbattuta drammaticamente, mesi, neanche. Il nuovo modello è un modello fondato sull'offerta, è un modello deflattivo. Il che vuol dire, e poi è un modello di produzione non di massa, ma come si dice, on demand. Perché sia on demand bisogna che ci sia flessibilità da parte della forza lavoro. Stiamo attenti perché questo suona molto male, io poi lo dico apposta molto male. Ma insomma suona molto male, ma davanti a questo tipo di pesantissimo intervento sulla società c'è il fatto che gli stessi capitalisti si sentono tutti a rischio, cioè nasce un mondo dove non ci sono più posizioni consolidate per nessuno, cioè fanno a pezzi la società con i suoi diritti acquisiti perché si sentono tutti minacciati. La minaccia diventa pazzesca quando una grande decisione, una decisione strategica che ha cambiato il mondo, cioè la decisione di Deng Xiaoping, consiste nel fatto che la Cina inventa un modello di capitalismo autoritario, fondato sul fatto che il capitalismo è il gatto che acchiappa i topi e che c'è sempre il padrone di un gatto. Ecco, il padrone del gatto è il Partito Comunista. Il gatto sono i capitalisti e i topi sono, è la ricchezza che va creata più che acchiappata. La tesi è noi siamo comunisti perché da noi i capitalisti non comandano. È anche abbastanza vero. Il potere politico è nelle mani del partito. Naturalmente questo comporta che i capitalisti ricchissimi, non potendo comandare, si limitano a corrompere gli uomini del partito. Cioè, la corruzione è un problema politico, anche personale, però è politico perché è difficile tenere fuori dal potere i ricchi. O se lo prendono sul serio, fanno la rivoluzione, o se non possono, corrompono quelli che comandano. Ma lasciamo stare. Questa grande decisione ha fatto sì che la Cina crescesse, mettendo all'opera 350 milioni di operai, che sono parecchi, massacrando i ceti operai dell'Occidente, ovviamente, che davanti a della gente che ti produce a un decimo dei tuoi costi, tutti si arrendono.
Diciamo che fra il 75 e l'82-83 una crisi è avvenuta e non l'abbiamo chiamata così. Euforia, evviva, la globalizzazione. Che fosse un cambio di paradigma radicale, ma sì, si capiva. Però non abbiamo mai detto che era una crisi, era proprio una crisi. Crisi del modello che il Bessiano di Bretton Woods inizia di un altro modo di stare al mondo. Un altro modo di stare al mondo, delle società complesse e civiltà. Con differenze enormi. Implicava tutto ciò la distruzione dei partiti, un ridimensionamento del ruolo attivo dello Stato, la fine delle stratificazioni sociali precedenti. Il modello socialdemocratico è una vera cosa, però consentiva una certa differenza tra un avvocato e un operaio. L'operaio non doveva star male, doveva avere i soldi per contare la 600, però avvocato è un avvocato. Rango, prestigio, culturum, besitz, quel che volete. Il modello è, facciamo tendenzialmente tabula rasa del passato, impoveriamo tutti e distruggiamo il prestigio sociale dei ceti medi, togliamo banalmente molti diritti ai lavoratori, perché i diritti sono degli ostacoli a ciò che la nostra dottrina economica dà per assodato, cioè che l'economia è un sistema di equilibri. Se lasciata agire secondo il proprio concetto, è un sistema di equilibrio. Mentre da Adam Smith a Karl Marx sapevano che era un sistema di squilibri. Cioè c'era qualcuno che lavorava e qualcuno che si impadroniva del proprio valore. Che poi questo venisse definito male o inevitabile, però che ci fosse dentro uno squilibrio. Ecco, quello che non si può più dire, non si può più pensare, è che ci sia politica dentro l'economia. L'economia è un regno neutro, non si dà per nemmeno più la parola economia politica, si dice macroeconomia. Le cattedre universitarie, cattedre di macroeconomia, o aziendale, e insomma cambia, perché lo Stato non deve più fare politica economica, perché lo Stato deve soltanto eliminare, risolve i problemi. I problemi sono tutti della politica, nessuno di essi è nell'economia. Se la politica deve sostanzialmente obbedire, io questo me lo sento dire, non c'è economista mainstream che non dica questo. Se i politici avessero dato retta agli economisti, che io rispondo dicendo con John Kennedy, scusi, lei è un economista, e perché non è un diavolo? Se capisce tutto così bene, se riesce a prevedere, se è padrone delle leggi inesorabili dello sviluppo, perché non è vero? Lasciamo stare lo statuto epistemologico del pensiero economico. Crisi, non chiamata crisi, ma chiamata, anzi, splendida aurora, no? Che si fondava, e questa è la cosa fondamentale, si fondava niente meno che sopra il desiderio. È stata proposta, venduta e accettata come la grande manifestazione della autoaffermazione del soggetto. Cioè noi distruggiamo le strutture difensive della soggettività, i partiti, i sindacati, indeboliamo molto lo Stato e al tempo stesso diciamo al soggetto, guarda che ti stiamo togliendo dalle spalle il peso dei parassiti che ti mangiano vivo. Tu senza questi parassiti puoi campare benissimo, meglio. Sii te stesso, sii grande, osa. Cioè, no, superuomo di NASA, osa. Guarda questi grandi esempi, questi nuovi santi, da Steve Jobs a Bill Gates. Anche tu puoi. Questo è il destino dell'uomo, è questo.
non di stazione lì a fare il garantito dai sindacati, ma di osare, cioè società di imprenditori, ciascuno è imprenditore di se stesso. Euforia, euforia, a cui a varie riprese e al tempo stesso in preda a una sorta di sindrome di Stoccolma, la sinistra, che queste cose le hanno fatte naturalmente prima degli altri paesi anglosassoni, come noto per certi versi lievitando, le hanno fatte per via politica, selezionando politici di inaudita ferocia, come devono essere, che hanno fatto questa rivoluzione, una faccia bene. Ma il grosso, poi in Europa, l'hanno fatto i ceti politici di sinistra. Tutte le deregulation di carattere finanziario sono state fatte tutte dai politici della sinistra europea, da Blair a Mitterrand, a Schroeder, a Ciampi, a D'Alema, sembra di Stoccolma, produttivismo, innamoramento del segreto, mica tanto, innamoramento del capitalismo da parte del social comunismo. Comunque sia, ciò è avvenuto. L'idea è così stiamo producendo più ricchezza che in ogni altra epoca della storia, quindi due ipotesi. Trickle down americano, cioè qualche cosa gocciolerà anche verso gli infimi. Oppure no, noi socialdemocratici in Europa faremo una bella distribuzione. Con che cosa? Non si sa. Se ti privi dello Stato, dei sindacati e dei partiti, come fai ad avere la forza di andare verso la redistribuzione? Non si sa. E in ogni caso il problema non sta nella distribuzione, sta nella produzione. Soprattutto quando la produzione la vai a fare in Cina o in Vietnam, il problema sta lì.